Allora, prossimo video da... Uh, prossima pagina con il video da guardare. So, the next page with the video to watch is Canon kind of Culture Things about the Italian Modi Language. So, uh, check it out and then uh, read this page because it's very important. Um, so, name, uh, nouns and adjectives. Is another page where I'm um, explaining uh, when they are explaining about gender and numbers, singular plural. Then we have some adjectives that is exactly the same way. So also adjective, you need to write the singular or plural, feminine or masculine, some adjectives have four endings, or the adjective has two endings. So be careful with that. Uh, so there is a video here to watch as well. Um, later on, um, same thing with the plural nouns, uh, same thing, just, uh, uh, be careful about that uh, and be careful about some uh, plural with the C-I, mm, uh, or if it's co, it's C-I, co C-H-I, co-key, gi to maintain the sound. And uh, here we have uh, the uh, uh, determinative articles. Um, so to explain uh, to uh, what it is, uh, there is the equivalent of la uh, in English. Um, in Italian, there is a variation and then we have uh, an activity if you want to do a cultural activity. With il trionfo di Bacco e Arianna, where you need uh, the, um, these words to use. Uh, so I just read for you: uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambino, bambina, professoressa, professore, studentessa. Studente, quaderno, statua, museo, città, banco, cartina, finestra, porta, gomma, lavagna, libro, luce, matita, orologio, penna, pennarello, quaderno, zaino, borsa, biologia, chimica. Economia, giornalismo, informatica, infermieristica, lingue straniere, letteratura, psicologia, scienze politiche, storia, storia dell'arte. Aggettivi: affettuoso, altruista, anziano, basso, bello, biondo, bruno, brutto, buono, calvo, carino, cattivo corto, difficile, divertente, egoista, facile, felice, lieto, generoso, gentile, giovane, grande, grasso, impaziente, indifferente, interessante, lungo, magro, noioso, nuovo, ottimista, paziente, pessimista, piccolo. Pigro, serio, simpatico, sportivo, stupido, timido, tirchio, triste, vecchio, americano, arabo, messicano, francese, inglese, italiano, giapponese, spagnolo, tedesco e colori arancione, bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero. Rosa, rosso, verde, viola. And here some verbs in expression: essere, stare, chiamarsi, avere, abitare, studiare, avere anni, avere caldo, avere fame, avere freddo, avere fretta, avere paura di, avere ragione, avere torto, avere sete, avere sonno. So you can practice all of these in this quiz letter so please do it because you know we we'll learn by doing uh, so I'm reading again Artemisia conosci un'altra statua di Michelangelo? Michelangelo sì c'è un'altra statua di un dio che si chiama Bacco la statua è al museo del Bargello ecco una fotografia il Bacco è giovane muscoloso Artemisia è molto bello, voglia di andare a vedere questa statua, Michelangelo domani hai tempo? Artemisia sì, qual è il tuo numero di telefono? Michelangelo il mio numero di cellulare è 5612 e il tuo Artemisia? Il mio numero è 342-789-5612. 69 7812. Ti mando un text. E you can see uh, the beautiful museo del Bargello, and there are many, many beautiful statues here on this website. And you can actually watch this video where you actually find out about these beautiful sculptures that is still in florence is a michelangelo maybe less well known that uh, michelangelo david but please give a look because it's beautiful la signora opra winfrey e il signor mattarella camminano per firenze opra signor mattarella dove siamo uh, mattarella siamo davanti al palazzo medici ricciardi opra è molto bello qui chi abita qui Mattarella, una volta abitava la famiglia de Medici. C'è una bella canzone. Ascolti. E Here you can listen to the song that, is, um, that Angelo ba Braduardi is singing. Um, I'm just reading. Queste è Bacco e Arianna, belli l'uno dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme in stanno contenti. Queste ninfe e altre genti sono allegre, tuttavia chi vuole esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati per caverne e per boschetti han lor posto cento agguati. Or da bacco riscaldati ballon salto, tuttavia chi vuole esser lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe che hanno caro da loro essere ingannate non può fare amor riparo non gente rozze ingrate. Ora insieme mescolate suono e canton tuttavia chi vuol essere lieto sia di domani non c'è certezza. Mida vien dietro a quest'ore, ciò che tocca oro diventa e che giova aver tesoro se poi non si contenta? Se altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Donne, giovenette, amanti, viva Bacco, viva amore. Ciascuno suoli, bagni e canti. Arda di dolcezza il cuore. Non fatica, non dolore. Ciò che a esser convien sia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Quanta bella giovinezza che suppur fugge tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Uh, so, there is uh, an activity if you want to do with uh, um, this uh, Trionfo di Bacquarianna. So, you click on uh, um, this uh, Google Doc and then you can listen the song and you can see uh, pictures actually made by um, Carracci, Annibale Carracci. And you can tell your own stories about the pictures and then relate that to this Trionfo di Bacquarianna. I just read this here and you see the English translation nearby. Che cos'è trionfo di Bacco Arianna e perché? A carnevale le persone indossano maschere e vanno in giro a cantare e ballare. Siamo nel 1490 a Firenze, nel centro Italia, e Lorenzo compone le ballate che si chiamano canti carnacialeschi. Di solito queste ballate sono scherzi. Dove la poesia ha un secondo luogo. Lorenzo, invece, nel trionfo di Bacco e Arianna, riesce a unire le due cose, crea versi sorprendenti che diventano quasi un inno alla vita. Proprio con quel trionfo, il, gas, il carro mascherato, dove ci sono uomini e donne travestiti, Bacco e Arianna, i retti e le ninfe, tutti giovani e belli. Il carro passa, e con questo passa il tempo e la giovinezza. E di domani non c'è certezza. Lorenzo Magnifico muore a 43 anni, dal 1449 al 1492, a soli 20 anni, inizia a governare la città di Firenze. È anche grazie a lui che abbiamo l'arte di Rinascimento che tutto il mondo conosce. Um, This myth about uh, Bacchus uh, Ariana is very very interesting. It's really related a lot to with uh, mm, the uh, Roman culture, and um, here I'm uh, also um, going to tell you that uh, there is also a particular time in the year uh, in Italy in the world that is Carnevale, So is the, the time before uh, uh, Lent. Carnevale means uh, to uh, get rid of the meat. Uh, was for uh, uh, reasons in the past uh, um, they didn't have refrigerators, so uh, you, they cannot conserve meat uh, for a long time. Winter was going to pass, so the spring was bringing other opportunity to have other type of food. Uh, meat was actually conserved with a lot of uh, salt. Uh, mostly made a lot of pastrami that we know um, so it was not really very healthy to eat that type of meat because it was not really fresh meat so with the carnevale was the end of uh, having all this very rich food of the winter and to purify to go towards spring uh, so leave the meat but also to enter into lent and you know that 40 days before Easter, so is a time in which, uh, people for tradition, um, is a fasting time. Um, so more things uh, we can talk about uh, this. Um, there are more information if you do the activity. Um, please let me know if you want to discuss more about these cultural components. and here a focus about how italian conjugates the verbs there is the subject and then the verb that is conjugated so you can read here um, and again more about the adjectives in italian Attention to uh, bello e quello, they form in a very similar way to the determinative uh, uh, article. And the verb avere is very important to remember, you need to know by heart because these verbs also come back with the conjugations. And these are o, i, a. abbiamo avete anno and there are some expressions with avere avere fame avere sete avere voglia di avere bisogno di avere caldo avere freddo avere pazienza avere fretta i recommend you watch this video as well piacere is to like so when you like something um you want you want to say i like uh, uh, spaghetti Oh, I like pizza, so piacere is conjugate with a thing you like, something is pleasing to you. So, mi piacciono gli spaghetti, mi piace la pizza. So, be careful about that. Uh, again, if you say that mi piace uh, nuotare, I like to swim, then nuotare is infinitive, so piace is singular. And so, this is a subject pronoun in Italian, io... Tu, lui, noi, voi e loro. So, these are the used one. Ok. Uh, in, in the grammatically speaking, this is lui e lei. It will be egli e, e ella. Um, but in uh, Italian, spoken Italian, we use uh, lui, lei e loro. Not essi o um, Eli l si usa più. And then essere e esserci. Essere is to be always describe. Esserci means there is. So we have there is and there are. C'è, there is, there are, ci sono. Ok? And then essere is very, very important. Like avere, in another auxiliary verb. Sono, sei, è. siamo siete e sono and so you can do also this exercise as an extra so in this way if we were in class we would do that and then all'università so uh, before we see some vocabulary, so about uh, topics that are related to your studies to your situation uh, all of this is very useful because if there is a composition for this module, so you need to write to a pen pal. So you tell what you're doing. So use all this. So, what you're doing, what you're studying, which university are you going, and, and explain maybe your major. And so we have other, other, mm, other vocabulary about uh, the class and mm, the school. Uh, so again, here we have an example of a conversation I'm reading. Più tardi Artemisia incontra Michelangelo in bar. Michelangelo, ciao Artemisia, come stai? Artemisia, ciao Michelangelo, sto bene. E tu? Michelangelo, sto bene, grazie. Artemisia, sei una studentessa? Artemisia, sì, sono una studentessa e sono a Firenze per studiare storia dell'arte. Frequento l'Università di Firenze e tu sei uno studente? Michelangelo, sì, studio medicina, presto un esame di anatomia. Le statue di Michelangelo sono molto interessanti per lo studio dell'anatomia. Artemisia, quando hai lezione? Michelangelo, ho lezione lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12. E tu? Artemisia, ho lezione il lunedì e giovedì dalle 10 alle 15. Michelangelo, oggi è sabato e non abbiamo lezione. Artemisia hai ragione. Ah, Michelangelo, qual è il tuo compleanno? Michelangelo, il mio compleanno è il 6 marzo, è vicino la primavera. Quando è il tuo compleanno, Artemisia, il mio compleanno è l'8 luglio, in estate. So again, as an exercise, uh, read aloud these questions and then answer these questions. It's a beautiful way so, so to think about what was written before. You should be able to understand uh, now. If you don't understand, uh, be free to use the Reverso. In this translator, at uh, translationreverso.com. Um, again, it's better that you try to use uh, word by word, a vocabulary that is word by word, but you should be able to understand. Uh, here we have... Um, Um, courses, subject and majors so abbiamo le lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, giapponese, arabo, ebraico, letteratura, letteratura italiana, letteratura francese, storia, storia antica, storia medievale, storia europea, storia contemporanea. Storia dell'arte, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, archeologia, religione, geografia e poi abbiamo scienze della comunicazione, giornalismo, scienze della formazione, scienze politiche, teatro, musica, danza, disegno, fotografia, chimica, biologia, fisica, astronomia, scienze neurologiche, farmacologia. Scienze ambientali, diritto, ingegneria, informatica, architettura, matematica, geometria, statistica, finanza, economia, commercio e contabilità. Uh, so think about what are you study. So you, maybe you can add those, uh, mm, those words in your composition. And in addition to that, think about uh, the day of the week. And the month and the season. So we have you know, autunno, inverno, primavera, estate, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e la settimana lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. So, uh, just uh, watch this video and also to say the time, watch this video. Uh, so, what time is it? Che ora è? E che ore sono? Then is also to say schedule. Here, explain how you say the schedule to say what time, at what time you have something. And again, here we have uh, uh, another video. But the story continua and then uh, I'm going to read. Opra la canzone di Bacco è bellissima. Ho voglia di sapere di più della famiglia dei Medici. Signor Mattarella, voglia di raccontare la loro storia, eh, Sergio? Mattarella, certo, domani a tempo opera. Sì, quando è sto il mio numero di telefono? Uso WhatsApp: eh, 1560 708 5536. Sergio, le mando un messaggio. A che ora? e dove ci incontriamo opera in piazza Duomo alle 10 va bene? Sergio Monterà benissimo in piazza Duomo davanti alla porta del paradiso alle ore 10 domani arrivederci a domani and this is uh, the famous porta del paradiso so porta del paradiso is very interesting um, um, artistic work and we will know a bit about, more about that in module number 2 uh just you have an example of a conversation if you want to set up an appointment uh, or a date uh so la tua storia so here you can tell your story okay and using avere and essere or you can just tell about your story tell about what you're doing who you are etc etc Just to finish up, mojo number one, we have this uh, summary of the story. Firenze è una bella città in Italia. L'Italia è una penisola circondata da tre mari, il mare Tirreno, il mare Ionio e il mare Adriatico. Questi tre mari sono parte del mar Mediterraneo. Firenze non è sul mare, ma ha un fiume. Il fiume di Firenze si chiama Arno. Firenze è vicino a delle montagne. Le montagne si chiamano Appennini. A Firenze ci sono molti musei importanti con famose opere d'arte. Michelangelo è a Firenze e incontra Artemisia al Museo dell'Accademia. Michelangelo è gentile, Michelangelo parla con Artemisia, Michelangelo conosce Artemisia. Artemisia non è di Firenze, Artemisia è giovane, Artemisia è una studentessa all'università. Michelangelo è uno studente. A Michelangelo piace l'arte, anche a Artemisia piace l'arte. Michelangelo e Artemisia hanno voglia di visitare il Museo del Bargello insieme. Al museo dell'Accademia c'è la famosa statua di Michelangelo Buonarroti Davide. Al Museo del Bargello c'è la famosa statua di Michelangelo Bonalotti Bacco. Davide e Bacco sono due statue di due uomini nudi. A Firenze c'è la signora Oprah Winfrey. Lei è americana, la signora visita il famoso Museo degli Uffizi. Al museo incontra il signor Mattarella. Il signor Mattarella è molto importante perché è il presidente della Repubblica Italiana. Al Museo degli Uffizi ci sono molte opere d'arte. C'è un dipinto famoso, La nascita di Venere, di Sandro Botticelli. Nel dipinto c'è la dea Venere. La dea Venere è la dea dell'amore. Lei è bella e attraente. Nel dipinto c'è una donna nuda. Il signor Mattarella dà il benvenuto a Firenze alla signora Winfrey. Opera ascolta una canzone indicata. Dal signor Mandarell Mattarella. La canzone si chiama Il trionfo di Bacco e Arianna. Il cantante è Angelo Branduardi, ma il compositore è Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici è un importante personaggio a Firenze. Lorenzo de Medici e Michelangelo Buonarroti sono legati, sono amici e quasi parenti. Nel prossimo modulo parliamo della famiglia dei medici. So as activity I would like you to answer vero o falso and to correct if the, the answer it is false. So l'Italia è un'isola? No, l'Italia è una penisola. Okay? So read aloud this and then now you need to answer these questions. Come ti chiami? Di dove sei? Qual è il tuo indirizzo? Sei una studente, se è stude, studente o studentessa? Quando è il tuo compleanno? Che colore ti piace? Quanti anni hai? Che ore sono? Quando è Natale? Quando è San Valentino? You can use also these questions to write your composition and to start, but try to use your imagination and write some a little bit. If you want to, to discover more, more things and more examples. There are beautiful resources here. Click on this, and then lead you to other resources. And for now, module one is done, and then the next video will be dedicated to module number two.